Natalia Paragoni. Io e Andrea Zelletta non siamo stati tranquilli. Il motivo? Natalia Paragoni. La confessione su lei e Andrea Zelletta? Non siamo stati molto tranquilli. Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, nata nel noto programma Uomini e Donne. Ma non senza momenti di difficoltà. A farlo sapere sfogandosi sui social è stata la giovane influencer. L'ex corteggiatrice della trasmissione condotta da Maria De Filippi ha rotto il silenzio dopo aver dato il suo buongiorno ai propri fan, ammettendo «Io e Andrea non siamo stati molto tranquilli. Andrea Zelletta. La sua fidanzata Natalia Paragoni confessa. Queste settimane non sono state proprio perfette. Natalia Paragoni. Una ex protagonista di Uomini e Donne. Oggi mercoledì 15 settembre 2021. Ha salutato coloro che la seguono sui social pronunciando le testuali parole. Buongiorno a tutti. Io sono qua sul divano dopo che ho fatto un po' di mestieri in casa. Devo sistemarmi adesso un po' i capelli che tra poco si esce. A questo punto l'influencer si è sfogata così. Come ben sapete, queste settimane non sono state proprio perfette tra lavoro e problemi familiari. Natalia Paragoni si lascia andare a uno sfogo sui social. Di notte non sto dormendo per niente. La modella e influencer Natalia Paragoni, sempre nello stesso video condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram. E in cui ha ammesso che lei e il suo amato Andrea Zelletta non hanno trascorso dei giorni sereni di recente, ha inserito questa didascalia. Mi sfogo un po' con voi. La vita riserva anche difficoltà e momenti neri. Successivamente Natalia è tornata a parlare del gigantesco progetto che sta portando avanti da parecchi mesi. Come lei stessa ha annunciato di recente ai suoi numerosi follower. Un progetto molto importante e complicato. Quindi di notte non sto dormendo per niente. Continuo a far andare la testa, pensieri. Infine Natalia ha sottolineato. Ritornando a parlare del progetto difficile e complicato, ormai è quasi giunto al termine. Dopo tutta questa fatica ho proprio l'esigenza di parlarne insieme a voi. È veramente una cosa figa. Riguarda sempre il mio lavoro, la mia passione per il make-up, ma anche altri temi.
Ci saranno persone che conoscete già. Non vi posso svelare di più. Ma so benissimo che vi piacerà tantissimo. Me lo sento.